A Rigopiano il tempo sembra essersi fermato, è come una foto in bianco e nero impressa nella mente di ognuno di noi. Sono le 16:41 del 18 gennaio 2017, quando dal Monte Siella si stacca una valanga di 120.000 tonnellate che scende a valle e colpisce l'hotel Rigopiano. Nel resort ci sono 40 persone, 28 clienti, tra cui 4 bambini e 12 membri dello staff. In quei giorni l'Abruzzo è nella morsa del maltempo con fortissime nevicate. Per una notte intera uomini del soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri avanzano tra pareti di neve, l'ultimo tratto percorribile solo a piedi, e a un certo punto 4 uomini del soccorso alpino e della Guardia di Finanza decidono di staccare la colonna dei mezzi per proseguire con gli sci. Dopo 4 ore estenuanti giungono all'hotel, poi arriva la colonna dei soccorritori dietro le turbine che lavorano tutta la notte per pulire e liberare la strada. 2 persone che si trovano fuori dall'hotel vengono tratte in salvo, sono Giampiero Parete e il tuttofare dell'albergo Fabio Salzetta. Il 20 gennaio i vigili del fuoco estraggono dalla neve i detriti 5 superstiti, la moglie e 2 figli di Parete e altri 2 bambini, con le immagini commoventi che hanno fatto il giro del mondo. Successivamente vengono trovati altri 4 superstiti, tra i quali Giampaolo Matrone, quest'ultimo rimasto intrappolato sotto la neve per 62 ore. Le operazioni di recupero terminano il 25 gennaio, come le speranze di trovare qualcuno ancora in vita. Il bilancio ufficiale è di 29 morti e 11 sopravvissuti. Cruda la cronaca di una tragedia che ha toccato il cuore dell'Italia intera anche attraverso le testimonianze di chi si è salvato. Ogni 18 gennaio i parenti delle vittime si raccolgono di fronte a ciò che resta dell'hotel Rigopiano e si danno coraggio, si aggrappano al ricordo con le foto dei 29 angeli che non ci sono più. Il lutto, il dolore, ma anche il senso di comunità tra i parenti delle vittime che hanno assistito ai funerali, all'ultimo saluto dei padri, delle madri, dei figli strappati alla vita. C'è chi dice che non sarà nemmeno il tempo a lenire il dolore per la perdita di 29 vite in un inferno bianco che nessuno dimenticherà. Of silence. 18 gennaio 2017, 23 febbraio 2023. Questa è la seconda data, il giorno di oggi, che segna un po' la storia di una delle più grandi tragedie che ha vissuto la nostra regione, che ha vissuto l'Italia. Oggi è il giorno della sentenza, e la sentenza è questa: per Rigopiano ci sono 5 condanne, 25 assoluzioni. Udienza è stata quella conclusiva di un processo in Camera di Consiglio, col rito abbreviato, che ha consegnato questo verdetto che già da questo pomeriggio sta facendo discutere, sta generando reazioni in Italia, in tutto il Paese, non soltanto nella nostra regione. Noi ne vogliamo parlare serenamente, nella consapevolezza che si tratta di diritto, quindi abbiamo delle ragioni che nemmeno possiamo approfondire più di tanto, perché mancano ancora le motivazioni, come sentirete dai protagonisti di questo dibattito. Parliamo però di un verdetto che è difficilmente accettabile, e questo è il minimo che possiamo dire per chi ha vissuto quella tragedia che ci ha raccontato Antonella Micolitti nel servizio iniziale. In studio con noi ci sono Luca Pompei, non poteva essere diversamente, perché Luca ha seguito la vicenda di Rigopiano sin dal momento in cui è stato cronista di cronaca, appunto, era sul posto, e poi è diventato cronista di giudiziaria, vicenda che appunto è diventata processo. Buonasera Luca. Buonasera. Che ci ha anche comunicato in diretta questo pomeriggio il verdetto. Insieme a lui un'altra collega che per il quotidiano Il Centro ha seguito soprattutto il profilo umano delle famiglie colpite da questo disastro, che adesso disastro giuridicamente non è più, da qualche ora. Simona De Leonardis, buonasera Simona. Buonasera. Ringrazio particolarmente, perché so che non è facile, soprattutto con lo stato d'animo di queste ore, essere presente addirittura qui nei nostri studi, ma è un impegno che ha voluto mantenere. Alessandro Di Michelangelo, buonasera. Buonasera. Del Comitato dei Familiari delle Vittime. E assieme a lui ci sono due avvocati che hanno
vissuto su fronti, se vogliamo, contrapposti, anche se non lo è mai per dei professionisti, questo processo. Avvocato di parte civile Vania Della Migna, buonasera, buonasera avvocato. Buonasera. Grazie anche a lei per essere qui anche a quest'ora, ha avuto una giornata anche non facile, perché insomma ha avuto anche qualche problema di incolumità purtroppo rispetto a quanto è accaduto in aula al momento del verdetto. E l'avvocato Liborio Romito, avvocato di Paolo Del Rosso, quindi avvocato di una delle parti accusate in questo processo, però per la quale anche la stessa procura aveva chiesto l'assoluzione che è stata confermata oggi. Abbiamo in collegamento anche l'avvocato Romolo Reboa, che salutiamo, buonasera avvocato, che sostiene diverse parti civili in questo processo. Avremo più avanti il direttore del quotidiano Il Centro, Piero Anchino, che sta chiudendo un'edizione molto ricca del giornale, che ci farà la cronaca di quanto è accaduto oggi, cronaca che io affiderò a Luca Pompei, aiutandolo insomma nelle premesse, anche in questo racconto che iniziamo da questo momento, di quanto è accaduto in questi 6 anni, con la parte riguardante il processo, cioè il processo che si è concluso questa sera, quello di primo grado con il rito camerale, in udienza preliminare, tutto deciso da un solo giudice, rito abbreviato appunto, che ci viene raccontato nei suoi momenti e nei suoi passaggi più importanti proprio dal servizio di Luca, che poi ci farà la cronaca invece della sentenza. Linea alla regia. 6 anni di attesa, una complessa indagine passata attraverso 4 procuratori capo, la Tedeschini, Serpi, il procuratore aggiunto Mantini, l'attuale procuratore capo Bellelli. Il lavoro instancabile di 2 sostituti procuratori, Andrea Papalia e Anna Benigni, un immane sforzo investigativo di carabinieri forestali, squadra mobile e polizia giudiziaria per raggiungere, al termine di un percorso tortuoso, per nulla agevole, caratterizzato anche da presunti depistaggi, a un castello accusatorio composto da ipotesi di reato che vanno dal disastro colposo all'omicidio e lesioni plurime colpose, falso, depistaggio appunto, e perfino abusi edilizi. Dopo un'interminabile fase preliminare, passata anche sotto la gogna del lockdown, con udienze distribuite in più aule per garantire il distanziamento sociale, si è arrivati al processo con rito abbreviato per tutti i 29 imputati, oltre alla società Gran Sasso Resort S.P.A. Nella requisitoria dello scorso 23 novembre sono state poi 26 le richieste di condanna e 4 le assoluzioni. Alla sbarra esponenti politici, funzionari e tecnici, oltre al coinvolgimento di tutte le principali istituzioni, dalla prefettura alla regione, dalla provincia di Pescara al comune di Farindola. Sullo sfondo il tema dominante è stato quello del fallimento di un sistema, incompetenza, approssimazione e superficialità che non possono certo trovare riparo dietro l'imprevedibilità della valanga che il pomeriggio del 18 gennaio del 2017 ha travolto l'hotel Rigopiano, uccidendo 29 persone, solo 11 i superstiti. E non sono bastate le tante perizie tra accusa, parti civili, difesa, nemmeno quella del tribunale, soggetta comunque all'interpretazione delle parti per giungere a una chiara definizione di responsabilità delle condotte poste in essere. Sul quesito, ad esempio, delle 2 scosse di terremoto come elemento scatenante della valanga, tesi evidentemente a favore dell'imprevedibilità, i periti non l'hanno escluso, ma nemmeno stabilito con assoluta certezza. Di fronte a tragedie così immani, la solita drammatica domanda: potevano essere salvate tutte quelle vite? Erano giorni terribili, l'Abruzzo intero nella morsa di una perturbazione senza precedenti, per non parlare dello sciame sismico che imperversava nel centro Italia già dall'agosto del 2016. A maggior ragione, secondo l'accusa, l'hotel andava evacuato, la strada provinciale resa percorribile, andava tenuto in debita considerazione il rischio valanghe se la regione avesse avuto una CLPV, carta localizzazione pericolo valanghe, e se tutta quella neve caduta dal 6 gennaio ed ancor di più nella notte tra il 17 e il 18 gennaio avesse messo in allerta le autorità competenti. E poiché ne è stato di tutte le richieste di aiuto partite dall'hotel per email o sms, la prefettura ha agito tempestivamente e l'istituzione del famoso centro operativo per l'emergenza è partito solo sulla carta?
dal Palazzo della Provincia perché si è di fatto ignorata la problematica dell'hotel, dei suoi dipendenti e degli ospiti. I funzionari regionali avrebbero potuto fornire gli strumenti necessari per fronteggiare al meglio quel tipo di emergenza e dal Comune di Farindola, così come ci si è preoccupati di liberare la strada nei giorni precedenti per consentire all'hotel di ricevere nuovi clienti e quindi di fare economia o di intervenire tempestivamente in un'azienda agricola per salvaguardare 600 pecore e dunque la produzione del tanto apprezzato formaggio pecorino, perché non si è provveduto ad evacuare il resort ricoperto di neve? Cosa hanno fatto i gestori dell'hotel a fronte di due violente scosse per garantire la sicurezza all'interno della struttura? Totale impreparazione a più livelli, secondo la pubblica accusa, che ha chiesto pene severe, dai 12 anni per l'ex prefetto Provolo, agli 11 anni e 4 mesi per il sindaco Lacchetta e il tecnico comunale Colangeli, ai 10 anni per i dirigenti provinciali D'Inceco e Di Blasio, e poi a scendere per un totale di circa 150 anni per tutti e 26 gli imputati. Queste erano le richieste dell'accusa, questi erano i temi del processo che Luca ha sintetizzato nella sua scheda. La nostra trasmissione si chiama I fatti e le opinioni, continuiamo a stare sui fatti perché poi le opinioni non mancheranno ed è giusto che le ascoltiate e che si confrontino tra di loro. Luca, stiamo ai fatti, cosa è successo oggi pomeriggio a fronte di questo percorso che ha avuto oggi un suo primo punto di approdo, perché questo non è l'approdo finale di questo processo? Oggi pomeriggio c'è stata questa sentenza del giudice Gianluca Sarandrea. Intorno alle 5, lui aveva dato appuntamento a tutti alle 16.30, ma poco prima delle 5 è suonata la campanella, la cosiddetta campanella. Il giudice è entrato e ha subito letto il dispositivo, la sala si è già cominciata a scaldare quando ha cominciato a pronunciare la famosa frase assolto, 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 per poi giungere sostanzialmente a sole 5 condanne, come ricordavi tu, e sono quelle del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, 2 anni e 8 mesi, i due dirigenti, dirigente viabilità provincia di Pescara Paolo D'Inceco, 3 anni e 4 mesi, e il responsabile della viabilità alla provincia di Pescara, Mauro Di Blasio, anche lui 3 anni e 4 mesi, pene più lievi per l'ex direttore dell'hotel Bruno Di Tommaso e per il famoso tecnico che ha stilato la relazione tecnica sulla famosa tettoia all'hotel Ricopiano, Giuseppe Gatto, per loro 6 mesi. Tutto qui, si è concentrato tutto in queste sole 5 condanne e chiaramente i parenti delle vittime hanno a fatica accettato questo dispositivo. Ci sono stati momenti di grande tensione, in particolare da parte del papà di Stefano Feniello, uno delle 29 vittime, Alessio Feniello, e come vedete dalle immagini di Diego Martelli, in particolare la reazione rabbiosa di Giampaolo Matrone, uno dei superstiti, come diceva Antonella nel servizio, rimasto oltre 60 ore sotto le macerie dell'hotel, sotto quelle macerie ha lasciato sua moglie Valentina e ci spiegava che sperava oggi di porre la parola fine a questa vicenda, vicenda che non vuole finire come un incubo, ci ha detto, mi porterò ancora dietro questo incubo. Lui tra l'altro per diversi interventi chirurgici che ha subito non riesce ancora a esercitare la sua professione di pasticcere, ha grossi problemi a rientrare nel mondo del lavoro dopo quella terribile tragedia. Queste le reazioni più rabbiose, Carmine, ma abbiamo visto anche le lacrime, le tante lacrime, in particolare di Marco Foresta, che sotto quelle macerie ha lasciato i suoi genitori, e le lacrime di tanti parenti delle vittime, anche lo sconforto di Alessandro Di Michelangelo, di suo figlio Francesco e soprattutto della mamma di Dino Di Michelangelo, Loredana Lazzari, che insomma era davvero affranta per questo dispositivo, difficilmente, come dicevi giustamente tu, accettabile. Luca, allora entriamo adesso, alterneremo un po' le reazioni, diciamo, più emotive, anche di persone che hanno delle cose da dire questa sera, perché è giusto che sia così, che lo facciano.
apertamente. E gli aspetti tecnici di questo verdetto? Ricordo che questo verdetto ovviamente va motivato, quindi si aspettano le motivazioni della sentenza, però anche dalla dimensione delle pene, dai reati che sono stati invece attribuiti alle poche persone che sono state condannate, si capisce l'impianto di questa decisione, che è una decisione per la quale non c'è stato più il disastro. Questo evento non ha rappresentato penalmente un disastro colposo, era il reato per cui si sarebbero scattate tutta una serie di condanne. Sull'aspetto tecnico io vorrei subito sentire innanzitutto l'avvocato Rebo, è in collegamento, perché c'è il tema che Luca ha affrontato ovviamente a volo d'angelo sulla sua scheda, ma che ripercorrendo poi un po' tutta quella che può essere l'elaborazione del giudice su questa sentenza è quello delle perizie, perché poi alla fine il tema della prevedibilità o meno di questo evento e quindi dell'aspetto che fosse legato o meno al terremoto deve avere necessariamente avuto un suo peso. E se tra le varie perizie c'è stata una super perizia che lo stesso giudice ha praticamente commissionato ad un tecnico che poi ha dato delle conclusioni, ecco, ci si aspettava probabilmente che almeno una parte di queste conclusioni venissero accettate da chi aveva conferito l'incarico al perito. Ecco, su questo aspetto lei è intervenuto più volte, io le chiedo, questa perizia poi evidentemente è risultata fragile anche per lo stesso giudice che l'aveva disposta? Ma io quello che osservo in primo luogo che per la vicenda, per i morti di Rigopiano, i condannati non sono 5 ma sono 3 e sono Racchetta, la cui motivazione è stata legata a un comportamento omissivo secondo il magistrato, cioè non aver adottato la stessa ordinanza come funzionario della protezione civile in quanto sindaco di chiusura che aveva lottato per le scuole, di chiusura della strada e della chiusura dell'hotel, e su questo ha visto un annesso causale con l'evento morte, è evidente. Secondo, sono stati provinciali che hanno fatto salire nell'hotel e non hanno lasciato la strada sgombra come era loro onere, ben essendo coscienti che questa strada sarebbe rimasta chiusa. Questo dal nucleo, perché le altre due condanne, mi correggano i colleghi, c'è anche un collega difensore, sono per falso e non sono, ci sono le condanne al risarcimento delle parti civili, quindi sono degli elementi autonomi legati all'indagine e quindi non c'è connessione, secondo quello che si legge dal dispositivo della sentenza, con l'evento morte o l'evento lesioni. Questo è il punto. È evidente, bisogna leggere le motivazioni, però mi sembra evidente che l'impianto del disastro colposo e tutto quello che siano le cause ritenute non esservi questo fatto di un disastro colposo, non esserci un evento colposo, c'è stata una valanga. Leggeremo le motivazioni, non è quello che andavamo a sostenere noi, sicuramente va oltre tutti i criteri di prevedibilità e prevenibilità dei quali si è discusso in aula. Certo, avvocato. Io le faccio soltanto un'altra domanda, ecco, le ripeto un attimo il tema della perizia, perché lì sostanzialmente è stato l'aspetto su cui, che credo sia utile anche per chi poi studierà la giurisprudenza di questo, che comunque fa questo processo, perché questo è un processo come quello, Vania Della Vigna ricorderà, quello della Grandi Rischi, che comunque determinerà dei precedenti su cui si ispireranno future decisioni. Rispetto al fatto che la concomitanza temporale del terremoto che c'è stato possa avere o meno influito sull'evento valanga. Questo tema è stato probabilmente anche e avrà una sua descrizione nella motivazione della sentenza, a suo avviso?
Guardi, io non so quale possa essere la motivazione della sentenza. Sinceramente, potrei dire con un po' di ironia, la vorrei leggere, ma la leggeremo. Ho la sensazione che l'impianto vada oltre il problema incidenza terremoto o meno. Secondo me il magistrato ha fatto un ragionamento completamente differente. Vi è stata una valanga. Di questa valanga non mi sono responsabilità attribuibili a nessuno degli imputati di questo processo, quindi questo fatto qui non è penalmente sanzionabile nei confronti degli imputati di questo processo. Perché io, come sapete, sono sempre stato un po' polemico, forse magari. Avvocato? Pronto? Adesso la sentiamo, sì. Dico, forse, chiedo scusa, magari c'è stato un altro, forse gli imputati di questo processo non erano quelli giusti. Io talvolta sono stato un po' polemico anche in aula o nelle dichiarazioni fuori dall'aula, Luca lo sa bene, ma bisognerà leggere la motivazione della Certo, sentenza, non vorrei fare assolutamente. Lei previsioni. comunque farà appello per quelle che sono le sue parti civili, mi pare di capire, ecco, anche per i suoi assistiti. Non finisce qui questa vicenda. Evidentemente, è frase naturale dire hai avuto una sentenza che non è diversa da quello che tu sostenevi, ne fai appello. Per dire poi che farò appello, la devo prima leggere. È evidente, insomma, che una situazione di questo genere, che per le parti civili è una sconfitta, ma lo è soprattutto in primo luogo per la Procura della Repubblica, perché poi le parti civili entrano nel processo penale per ottenere un risarcimento e queste nature Certo. risarcitorie, già questa sentenza ce lo dice, ci sono delle responsabilità da parte della provincia che doveva tenere la strada aperta e che sono delle responsabilità enormi. Forse alla luce di questa sentenza, sarebbe forse il caso che la stessa provincia facesse delle proposte. Certo, io la ringrazio, Avvocato Reboa, e lei ha comunque insomma, un po' già configurato qual è l'assai probabile impianto di questa decisione. Abbiamo posto la stessa domanda naturalmente al procuratore capo Giuseppe Bellelli, che era presente in aula, ha rilasciato anche una dichiarazione all'ANSA in cui ha detto evidentemente il giudice ha ritenuto non sussistente il disastro come perno principale dell'impianto accusatorio. Naturalmente dovranno essere lette le motivazioni e poi anche la Procura, come diceva l'avvocato Reboa, valuterà se proporre appello. Sentiamo le dichiarazioni che ha rilasciato il procuratore capo al microfono di Luca Pompei qualche ora fa. Procuratore, siamo in diretta, riesce a dirci qualcosa? Non è il momento di fare commenti, dobbiamo ancora leggere con maggiore attenzione il dispositivo che è stato pronunciato in aula poco fa. Però la reazione forte dei familiari, la reazione emotiva è stata molto forte, molto dura. Lo sta dicendo lei, io non ho commenti da fare, anche perché davvero devo vedere meglio il dispositivo in cui ci sono anche delle affermazioni di penale responsabilità. Ci sarà ovviamente un ricorso in appello una volta lette le motivazioni. Guardi, questo non è il momento di parlare di questo, è un primo grado di giudizio, valuteremo con calma. Allora, noi ci fermiamo per una prima pausa, poi Simone De Leonardis, Vania Della Vigna, Liborio Romito e soprattutto Alessandro Di Michelangelo. A tra poco. Ore 22:59, siamo tornati in diretta. Simone De Leonardis, collega del quotidiano Il Centro. Il processo penale ha sempre una doppia chiave di lettura. Una è quella del diritto, quindi di quello che rappresenta una sentenza che va comunque rispettata e poi va in qualche modo studiata, va contestata nelle sedi opportune, in un secondo, in un terzo grado eventualmente. Poi però c'è anche tutto quello che viene fuori dal processo, perché il processo non è una cosa che si chiude con un verdetto che riguarda delle persone, ma si chiude anche con una serie di elementi di fatto che vengono accertati, che possono determinare l'assoluzione o la condanna
del singolo, ma che comunque restano come dati di fatto e anche restano come spaccato di una società. Nel processo penale c'è anche lo spaccato di una società. Tra questi elementi c'è anche un giudizio che il cittadino, che l'opinione pubblica, che la stampa può farsi circa l'adeguatezza o meno di una classe che rappresenta le istituzioni in un momento indubbiamente difficile come quello che ha vissuto l'Abruzzo quell'anno. Ecco, c'è anche, diciamo, nel leggere questa vicenda, come tu hai fatto da giornalista prima sul campo e poi nell'aula del tribunale, c'è anche una verità morale che viene fuori da questa vicenda di Rigopiano e che comunque prescinde da quelle che sono poi le singole pene che vengono assegnate o non vengono assegnate agli imputati. Cioè, che cosa viene fuori da questa vicenda come idea che il cittadino deve avere nel rivolgersi alle istituzioni e nel pretendere dalle istituzioni che facciano il loro dovere? Ma innanzitutto viene fuori che da cittadino quello che viene fuori è che i disastri come quello di Rigopiano possono continuare a riaccadere nel momento in cui sono imprevedibili e non importa se io cittadino sono prigioniero bloccato in un albergo con scosse di terremoto che chiedo di uscire. Cioè, lì si parla di imprevedibilità della valanga, però è anche vero che c'era un rischio concreto. Cioè, come se adesso c'è un terremoto e ci chiudono a chiave qui dentro, perché state bene, io avrò il diritto di andarmene, di avere paura. E non gli è stato concesso di uscire. Quindi, al di là del fatto che la strada era bloccata, che nessuno si è occupato di monitorare la strada bloccata dalla neve e di questo abbiamo le condanne dei funzionari della provincia. Però poi loro dall'alba hanno chiesto aiuto, quindi io mi chiedo da cittadino, la gestione dell'emergenza, chi ne risponde di questa gestione che di fatto non c'è stata? Perché se dall'alba alle 16.49 hanno chiesto aiuto in tutti i modi, chiamando i numeri che ci venivano proposti, il COC, la prefettura, e non è servito a nulla. Addirittura andare nell'ufficio del presidente della provincia, non è servito a nulla. Allora, ok, la strada era bloccata, ma nel momento in cui i prigionieri ti dicono siamo bloccati, c'è il terremoto, veniteci a liberare, nessuno li ha presi in considerazione. Questo penso che sia la frustrazione più grande, ma anche il messaggio peggiore che esce da questa vicenda, perché potranno succedere tanti altri disastri come quelli di Rigopiano. Non li vogliamo chiamare disastri, però cittadini che rimangono prigionieri e che chiedono aiuto a chi, certo, è deputato ad aiutarli. Esatto. E li lasciano lì. Esatto, questo è un tema che prescinde, ripeto, da quelle che sono le posizioni di ciascuno, la presunzione di innocenza fino ad oggi e l'accertamento dell'innocenza fino a prova contraria, fin quando non ci saranno sentenze diverse. Questa è la storia che comunque rimane di Rigopiano e che nessuna sentenza può cancellare rispetto, ripeto, a quanto è accaduto e a quanto hanno vissuto queste persone. Simona, vorrei che tu facessi una domanda a Alessandro, perché hai vissuto insieme a loro i vari momenti di questa vicenda fino a quelli del processo. Sì, io con Alessandro avevo parlato personalmente, mi aveva raccontato tutta quella giornata terrificante. E ti volevo chiedere, rispetto al momento in cui è stata letta la sentenza, nella tua testa, in quei momenti, ti è tornato in mente qualche messaggio di tuo fratello? Che cosa? Oggi è stato come un nastro che si riavvolgeva, che tornava indietro nel tempo e tornava a quel 18 gennaio 2017. E quello che è successo è stata una tragedia italiana che ha insegnato tanto anche a livello, diciamo, umano, i volti delle vittime, delle 29 vittime sono conosciuti addirittura anche all'estero, perché ho avuto un'esperienza che alcuni cittadini ucraini che ho conosciuto per lavoro ricordavano esattamente i volti di questi 29 angeli, e quindi oggi si è ritornati a quel giorno e
mi è passato per la testa tutto un percorso che abbiamo fatto da 6 anni insieme, e oggi poteva essere una giornata in cui magari cercare di trovare non un colpevole da colpevolizzare e su cui scaricare tutto il nostro dolore accumulato in questi anni e la rabbia, ma cercare di trovare quella giusta pace interiore e dire come familiari: va bene, è successo questo, è stato accertato cosa è successo, qualcuno ha sbagliato ed è giusto che paghi secondo il nostro ordinamento. Questo oggi non è successo, perché fino a qualche minuto fa oggi è stata una giornata difficile da raccontare e che penso rimarrà a lungo nella mente di tante persone, soprattutto dei protagonisti, quindi le mamme in primis. Parlavamo di 5 condanne, adesso abbiamo capito che ne sono invece in realtà 3, quindi è stato un qualcosa che oggi rimane ancora in evaso, cioè io oggi ancora devo capire che cosa è veramente successo. Io ho un'immagine che è indelebile, che è stata secondo me il fulcro di tutto, di tutta l'indagine penso, e soprattutto anche di tutto questo percorso: le macchine in fila degli ospiti che cercavano di poter scappare con i tergicristalli alzati per evitare che si ghiacciassero, quindi per cercare di intraprendere un viaggio in una tormenta, ma erano pronti per scappare, per andare via. Quindi questo significa che avevano chiesto aiuto, che c'era la percezione del pericolo e che era stata lanciata la percezione del pericolo. E qualcuno purtroppo oggi non ci è stato fatto capire chi non ha ricevuto e non ha colto questo messaggio di pericolo e di richiesta di aiuto. Come dicevi tu, avevo il diritto di andarmene, avevo tutto il diritto di scappare, a questo gli è stato precluso e oggi stiamo parlando di 29 vittime. Ripeto, noi non abbiamo mai chiesto, io personalmente e la mia famiglia, una caccia alle streghe per poter lenire il dolore e dire: ah, ecco l'assassino. Che il rispetto c'è stato sempre nei confronti degli inquirenti, della procura, che ripeto, anche oggi dopo questa sentenza per me ha fatto un lavoro egregio, un lavoro difficile, in un ambiente difficile, un'indagine molto complessa, e quindi va tutta la mia gratitudine ai magistrati che oggi li ho visti con gli occhi lucidi. Ho visto i miei colleghi che lavoravano fuori per l'ordine pubblico con gli occhi lucidi. Ho visto la gente, anche voi giornalisti, quasi piangere. Oggi però purtroppo ritorniamo indietro nel tempo e è come se fossimo ritornati al 18 gennaio. Il dolore, l'angoscia, lo strazio, e potevamo pensare oggi di ricevere quella, diciamo, serenità e dire: va bene, almeno abbiamo dato un segno, abbiamo ricevuto un segnale, invece adesso dobbiamo attendere altri 90 giorni, come è giusto che sia, che le sentenze vanno accettate, e poi leggendo quello che ha le motivazioni, che il dispositivo delle motivazioni del giudice, capiremo il da farsi, capiremo cosa ha indotto il giudice a decidere una cosa piuttosto che un'altra. Rispettabilissima anche la sua decisione, ma da familiare giustamente voglio capire come, cercando di aspettare questi 90 giorni con serenità, con la consapevolezza di aver fatto fino adesso tutto quello che c'era da fare, e quindi sperare magari di poter ribaltare in appello questa sentenza. Ma ripeto, non per trovare un colpevole, perché la presunzione di innocenza è sempre fino all'ultimo grado di giudizio, ma per cercare di trovare la verità, perché oggi non sappiamo che cosa è successo realmente a questo punto. Beh, noi potremmo a questo punto già chiudere la trasmissione così, perché veramente ascoltare in una situazione del genere parole di questo tipo, in cui ci sono tutti gli aspetti di questa vicenda, perché insomma c'è il rispetto per le istituzioni, rispetto per il sistema giudiziario, per appunto anche per la presunzione
di innocenza, ma c'è anche la voglia di verità, ecco, una verità che non può essere, che deve essere spiegata, perché Vania della Vigna, voi avete chiesto spiegazioni più che condanne, sin dal primo giorno un po' tutte le difese hanno avuto questa ispirazione, nel senso che non c'è nulla che possa risarcire perdite così gravi, è successo anche per tanti processi che lei ha seguito, la Casa dello Studente, la Grandi Rischi, insomma. Però il diritto penale, questo è il tema fondamentale, forse non riesce da solo a dare tutte le spiegazioni di cui questa gente avrebbe bisogno. No, e l'opinione pubblica. I miei assistiti, come i parenti delle vittime dell'Aquila, come quelli di Amatrice, chiedono, come diceva giustamente lui, chiedono il perché si va oggi in un luogo di vacanza, si va in un luogo dove bisogna trovare la serenità, si va in uno splendido resort e questo resort improvvisamente si trasforma in quello che ho definito per più volte una trappola mortale. E quindi non si vuole cercare sicuramente un colpevole a tutti i costi, l'elaborazione del lutto viene fatta al di fuori delle aule del tribunale, però si vuole capire il perché. Io dalla lettura del dispositivo ho potuto ipotizzare, ovviamente bisogna attendere i tempi del deposito delle motivazioni, ho potuto ipotizzare che il giudice abbia fissato la sua attenzione sugli enti e le istituzioni più vicine territorialmente all'hotel Rigopiano e comunque abbia analizzato quei soggetti che avevano il compito di valutare il rischio isolamento e non l'hanno fatto. In primis il sindaco, come appunto responsabile della protezione civile, colui che quindi ha obblighi di protezione e anche obblighi di tutela della vita umana e della pubblica incolumità. Poi i dirigenti provinciali, perché ricordiamo quella strada era provinciale, perché il giudice ha ritenuto, almeno secondo la lettura del dispositivo, che questa strada doveva essere liberata e quindi non piena di neve, e poi queste altre condanne che comunque non sono legate all'omicidio colposo e alle lesioni colpose, sia del gestore sia del tecnico. Quindi per coloro che non hanno evitato l'isolamento, che hanno trasformato quell'hotel in una trappola mortale. Avvocato Romito, lei ha sostenuto in questo processo la posizione di uno degli imputati, Paolo Del Rosso, che peraltro ha vissuto anche una tragedia familiare, oltre che quella di essere anche imputato in questo, anzi ha vissuto soprattutto la tragedia familiare Del Rosso, il gestore del Rosso Roberto, sì. Il cugino di Del Rosso Paolo. Esatto, e quindi su questa posizione l'assoluzione era stata chiesta dalla stessa Procura della Repubblica in sede di requisitoria. Però questa specifica parte del processo che lei ha seguito, perché ovviamente riguardava di più il suo assistito, è riferito alla situazione urbanistica e di sicurezza della struttura. Ecco, da questo punto di vista, alla luce delle altre assoluzioni che sono intervenute su questo fronte, qual è stato a suo avviso l'aspetto che ha scagionato anche gli altri imputati e che ha indotto il giudice a questo tipo di lettura dei fatti, cioè quella struttura poteva essere ritenuta sicura? Allora, io vorrei fare una premessa innanzitutto. Oggi ho sentito, dopo la lettura della sentenza, ho sentito soprattutto dalle parti civili che non c'era stata giustizia durante questo processo. Io comprendo chiaramente le ragioni che hanno indotto le parti civili ad esprimersi in questo senso, tuttavia la giustizia c'è sia quando viene condannato un colpevole, sia quando viene assolto un innocente. Chi siano gli effettivi colpevoli e i veri innocenti lo sapremo soltanto quando ci sarà una sentenza passata in giudicato.
capisco le ragioni delle parti civili, tuttavia la mia opinione non può essere che tecnico-giuridica. Rispondendo adesso alla sua domanda, io ho sempre sostenuto che la soluzione del processo, la verifica delle responsabilità penali, non poteva prescindere dalla valutazione del nesso di causalità, cioè di quel rapporto che intercorre tra la condotta, in questo caso la condotta omissiva degli imputati, la presunta condotta omissiva degli imputati, e l'evento. Ci deve essere questo collegamento, questo nesso di causalità. Ma fino a che punto va cercato questo nesso di causalità? La Procura lo ha fatto in modo molto estensivo, è andata a richiamare condotte presuntivamente omissive di risalenti a 13 anni fa, 10 anni fa, tra cui vi era anche il mio assistito per aver ristrutturato e ampliato l'hotel. Il giudice invece si è espresso in modo diametralmente opposto. Perché io sono sempre stato convinto della soluzione del mio assistito? Innanzitutto perché non c'erano questi reati urbanistici. Il giudice oggi lo ha detto chiaramente, il fatto non sussiste. Nessuno mai ha accertato che effettivamente ci fossero dei reati urbanistici. È passato questo messaggio, ma questo messaggio non ha trovato effettivamente riscontri. Ma anche nel caso in cui ci fossero stati questi reati urbanistici, se vogliamo ragionare per assurdo, comunque non ci sarebbe stato il nesso di causalità. Perché? Perché sono fatti che risalgono dal 2006, 2007, 2008. La penale responsabilità va accertata focalizzandosi sulle condotte che hanno determinato quelle cause che in quel momento hanno determinato l'evento. Se da una parte c'è stata la Procura, che io in discussione ho detto in modo ossessivo-compulsivo, ha cercato il nesso di causalità andando a ritroso nel tempo, alcuni colleghi l'hanno definita una pesca a strascico, quella della Procura, cioè nel senso che hanno buttato una rete e hanno portato sul banco degli imputati quante più persone potessero, dall'altra parte c'è stato un atteggiamento assolutamente diverso, opposto da parte del giudice dell'udienza preliminare. Il giudice dell'udienza preliminare con la sentenza di oggi che cosa ha fatto? Si è focalizzato sulla causa principale e ha condannato quelli che ritiene responsabili della causa principale. Le cause principali evidentemente per il giudice erano due. Gli ospiti si trovavano in una struttura che doveva essere chiusa dal sindaco, così come aveva chiuso probabilmente le scuole, doveva chiudere anche la struttura alberghiera, e la seconda causa sta nel fatto che gli avventori dell'hotel, pur volendo andare via dall'hotel, non sono riusciti ad andare via. Quindi si è focalizzato su questa causa, l'ha ritenuta prevalente su tutte le altre cause e ha condannato praticamente chi ha posto in essere queste condotte omissive. Cioè quelle più vicine nel tempo poi all'evento sì, di sesso. Non ha tenuto conto di altre condotte perché erano secondarie rispetto alla questa condotta principale. Questa è la lettura dell'avvocato Romito, poi sentiremo anche qual è l'interpretazione, insomma, perché ovviamente noi chiaramente io vado per deduzione, ma lo facciamo avendo anche però degli elementi di fatto, avvocato, cioè non è che siamo qui al bar, ma stiamo valutando su i reati che sono stati contestati e poi in qualche modo convalidati dalla sentenza e quelli che non sono stati. Abbiamo avuto due estremi opposti, da una parte la Procura che ha coinvolto tutti in questo processo, quasi tutti, però la Procura, le Procure, perché questa indagine ha avuto, come diceva Luca nella scheda,
una sua vicenda lunga nel tempo, cioè c'è chi l'ha iniziata questa indagine, anche chi la poi procura trovata, è una sola, che se l'è trovata, i procuratori, sì, i procuratori, esatto, sono, i procuratori sono cambiati nel corso, sì, degli anni, me ne ricordavo. Allora, noi ci fermiamo per qualche istante perché io tra poco vorrei avere anche in collegamento il direttore del centro, Piero Anchino, per vedere anche, insomma, il nostro più importante organo di informazione della stampa scritta nella regione, come sta raccontando e come racconterà tra qualche ora in edicola questa giornata importante nella cronaca, nella storia forse dell'Abruzzo. A tra poco. Siamo tornati in diretta e abbiamo in collegamento diretto dalla redazione del quotidiano Il Centro il suo direttore Piero Anchino, che sottraiamo soltanto per qualche minuto dalla chiusura delle pagine, soprattutto della prima pagina del quotidiano che troveremo tra qualche ora in edicola. Piero, allora, il centro si è mobilitato come in questi 6 anni, sin dalle prime ore in cui è avvenuta questa terribile tragedia, fino alle ore di oggi pomeriggio per raccontare la sentenza e le sue ripercussioni. Ecco, intanto un tuo giudizio su questa giornata. Beh, innanzitutto buonasera a te, buonasera a tutti gli ospiti, saluto con piacere. Una giornata storica, oggi è stata davvero una pagina di storia per la nostra regione e direi anche non solo per l'Abruzzo. Una giornata caratterizzata da due argomenti forti: la sentenza e la reazione dei familiari, prevedibile, una reazione forte da parte dei familiari delle vittime, prevedibile alla luce anche appunto della sentenza. Le aspettative erano ben altre da parte dei familiari. E dunque, noi stiamo completando il giornale e ovviamente abbiamo fatto un lavoro di quantità e speriamo anche di qualità, cercare di soddisfare un po' le esigenze di tutti. Noi titoliamo Rigopiano, 25 assoluzioni, esplode l'ira dei familiari, il processo per la strage dell'hotel con 29 morti si conclude con 5 condanne. Abbiamo la reazione di Marsilio, la sentenza sorprende ma va rispettata. E poi abbiamo un, a mio avviso, interessante commento di Giustino Parisse, quel legame con il sisma dell'Aquila. Il nostro Parisse, voce aquilana, voce storica aquilana, che fa un confronto con quanto accaduto all'Aquila anche alla luce delle ultime sentenze aquilane. Per cui è un articolo, a mio avviso, molto, molto interessante. Poi, vabbè, abbiamo 6 pagine a seguire sul processo. È una pagina storica, dicevo, come sono state storiche le pagine del terremoto dell'Aquila. L'Abruzzo, mi viene da dire, che non ha forse tanta fortuna con le sentenze, perché anche all'Aquila abbiamo registrato delle sentenze che hanno fatto discutere, per rifarmi a delle espressioni che ho ascoltato in studio, e che questa sentenza ovviamente continuerà a far discutere. Io non amo commentare le sentenze, definirle esemplari o condanne lieve. Le sentenze mi hanno insegnato che vanno rispettate, però non possiamo esimerci dal fare alcune valutazioni. Di fronte a 29 morti, di fronte a una serie di omissioni, cioè il disastro di Rigopiano è stato il disastro italiano, era un po' una fotografia dell'Italia, non ha funzionato nulla in quella circostanza, come purtroppo accade spesso nel nostro paese, e il fatto che su 30 in 25 siano usciti assolti, ripeto, non stiamo qui a discutere della bontà della sentenza di oggi, della validità della sentenza di oggi, però è innegabile che comunque passa un messaggio di sfiducia. Cioè, mettiamoci un attimino nei panni del cittadino, senza voler fare discorsi da bar, come dicevamo anche prima, lo dicevate anche prima, però il cittadino che ha seguito la giornata di oggi, che conclusioni deve trarre? Ci si può fidare ancora, non dico della magistratura, della giustizia, assolutamente no, ci si può fidare ancora di questo paese, del sistema, della società, di tutto quello che ci circonda? Perché poi la domanda da fare è questa, cioè
chi ha sbagliato in questa vicenda? Io non penso che abbiano sbagliato soltanto i 5 condannati di oggi, assolutamente no, sarebbe ridicolo pensarlo e dirlo. Evidentemente chi ha sbagliato o non c'è nel processo, è uscito, non c'è più, oppure, non so, ci sfugge un qualcosa, perché la sentenza di oggi lascia dei vuoti che vanno colmati, dobbiamo leggere le motivazioni, ovviamente siamo al primo grado, tutto quello che vogliamo, però oggi è una pagina, mi verrebbe da dire anche brutta, della vita della nostra società, perché non lo so, io osservavo l'espressione subito dopo la sentenza del procuratore Bellelli ed era un'espressione che valeva molto di più di tante parole che sono state dette dopo. Io non vorrei andare tanto oltre perché poi rischiamo magari di avventurarci in discorsi che sono anche prematuri, però io credo che il cittadino abbia diritto di avere risposte complete, non dico diverse, ma complete. Diciamo che la risposta che è venuta fuori oggi è a dir poco incompleta. Io mi fermerei qui, certo, perché... No, io, direttore, vedevo in particolare Alessandro Di Michelangelo, ti abbiamo ascoltato tutti con grande attenzione, ma vedevo in particolare Alessandro che annuiva rispetto alle considerazioni che tu facevi, che sono di ordine anche rispetto, superiore rispetto alla portata processuale di questa vicenda. Credo di aver fatto delle valutazioni anche oggettive, cioè nel senso che la risposta di oggi è comunque incompleta, quindi speriamo che venga completata, perché una tragedia del genere non può restare con risposte incomplete, non assolutamente non è giusto, non è giusto in particolar modo per i parenti delle vittime, per le famiglie che hanno subito un dolore enorme e che porteranno i segni a vita, e non è giusto per il Paese, ma come tante altre volte che purtroppo che è successo nel nostro paese. Quindi siamo qui a raccontare un fatto che presenta dei voti direi anche preoccupanti, e speriamo che col tempo alcuni di questi voti verranno colmati. Bene, io ringrazio Piero Anchino anche per averci anticipato un po', e ovviamente domani sul centro troverete tutti questi e tanti altri contenuti. Ringrazio anche l'avvocato Reboa che ha seguito, adesso lo avevo sentito anche nella questa parte della nostra trasmissione, quindi lo ringrazio per essere stato collegato fino a quest'ora. Lo saluto chiedendogli appunto veramente un flash, perché siamo quasi in chiusura, poi volevo sentire nuovamente soprattutto Alessandro. È vero che poi il processo penale non è adeguato in sé come strumento a dare le risposte a tutte queste domande che rimangono inevase anche dopo questi passaggi del processo. È vero, volevo anche ricordare al direttore che in realtà, al direttore Antino, che in realtà sono 3 gli imputati che sono stati ritenuti colpevoli, lo ricordo. Sì, abbiamo detto. Forse manca qualche uno. Sì. Forse manca qualche uno. Soltanto 3. Io l'ho detto tante volte io. Lo leggeremo nella sentenza. Le sentenze possono essere corrette. E questo, insomma, è il vostro lavoro. Questo sarà, penso sicuramente sostenuto dalle famiglie di chi appunto vi ha dato fiducia. Grazie avvocato Reboa. Dicevo, Alessandro Di Michelangelo, il direttore del centro poneva un tema un po' più profondo rispetto al processo, il fatto che la verità su quello che è successo potrebbe comunque trovarsi tra le pagine dell'inchiesta, del lavoro della procura, del lavoro dei suoi colleghi investigatori, perché sono venute fuori delle cose che magari non hanno una rilevanza penale, non riescono ad attribuire direttamente una responsabilità, ma raccontano molto di quello che è accaduto. Il direttore ha fotografato in pieno innanzitutto la situazione della vicenda, ma anche quello che oggi ci ha insegnato. Lui ha detto: il cittadino cosa deve pensare domani? Questa valanga, come è avvenuta? Possono accadere altre situazioni simili? Chi ci proteggerà? Chi dovrà far sì che ciò non accada?
Quindi è una situazione in cui veramente si resta disarmati, si resta anche a mio avviso inermi. Oggi io al termine della giornata del tardo pomeriggio, quando siamo usciti dall'aula, mi chiedevano dei commenti, ma anche delle mie sensazioni. Io mi sono ritrovato a dire che per me oggi non ci sono stati né vincitori né vinti, ma solo 29 vittime ancora da capire perché sono diventate vittime, altrimenti oggi si sarebbe parlato di altro e queste persone sarebbero state tranquillamente a vivere la propria vita, che purtroppo è stata interrotta 6 anni fa. Il mio auspicio è quello di continuare fermamente, anche con l'aiuto dei nostri legali e soprattutto anche della procura, che adesso dovremo aspettare un po' l'evolversi di questa vicenda, aspettare i famosi 90 giorni e poi vedere un po' la situazione. Ma l'auspicio che mi pongo è quello di andare avanti, continuare ad andare avanti per arrivare a questa verità. Per arrivare a questa verità che poi per noi sarà giustizia. E io per questo voglio chiudere questa trasmissione ringraziando tutti voi, poi naturalmente siamo ora tarda, siamo tutti insomma reduci da una giornata pesante da ogni punto di vista, insomma anche è un tema molto, molto ancora da approfondire nei prossimi giorni col lavoro di noi giornalisti, col lavoro di voi professionisti e soprattutto con l'impegno delle famiglie che non molleranno sicuramente. Però c'è un ultimo tema che vorrei affrontare proprio con Vania Della Vigna per parlare di futuro, perché faceva riferimento anche attraverso l'articolo che leggeremo di Giustino Parisse domani, anzi ormai oggi quasi, sul centro, al parallelo con le vicende aquilane. Allora Vania Della Vigna sa benissimo, perché è stata lei che sostanzialmente ha aperto questa linea, che rispetto a questi processi, laddove non c'è stata soddisfazione in sede penale, l'azione civile invece è riuscita anche a ricostruire, a completare in qualche modo al di là degli strumenti del diritto penale, una verità processuale più che un risarcimento processuale. È questo il caso che si può attagliare, come direte voi, giuridicamente anche alla vicenda Rigopiano? Sì, ed è questa la speranza, diciamo, per il futuro delle persone colpite. Che anche questo può essere una via percorribile, così come noi per esempio per il crollo della casa dello studente abbiamo avuto tre gradi di giudizio, una sentenza passata in giudicato con la condanna dei tecnici e poi io ho pensato che era un po' riduttivo, no? Era un po' riduttivo anche perché avevano scelto il rito abbreviato, gli imputati e quindi gli enti pubblici, gli enti erano quindi fuoriusciti ed estromessi dal processo. Quindi ho pensato da subito, prima che la fase penale arrivasse a conclusione, quindi con una sentenza passata in giudicato in Cassazione, ho pensato di iniziare una causa civile contro la Regione Abruzzo, perché ritengo tuttora che la Regione Abruzzo sia responsabile sia in quanto proprietaria della casa dello studente, sia la Regione Abruzzo e l'ADUS in quanto erano committenti rispetto all'operato di questi ingegneri e tecnici che sono stati condannati in via definitiva per i reati di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. Quindi diciamo che l'aspetto penale, spero che entro quest'anno avremo anche le sentenze in appello di conferma, ovviamente appello civile, dove c'è stato già il riconoscimento del risarcimento danni. Questo non perché le vittime attendono il denaro, che qualsiasi somma di denaro non potrà mai compensare la perdita di un padre, di un fratello, di un figlio, ma sicuramente perché è l'unico sistema che ormai che conosciamo in questo ordinamento per attribuire delle responsabilità civili per un evento. Diversamente invece c'è stato poi il processo contro la Commissione Grandi Rischi, dove l'impianto accusatorio della Procura dell'Aquila trova piena accoglienza nel giudice Billi, che condanna tutti i componenti della Commissione Grandi Rischi, che ricordiamo venne all'Aquila per valutare il rischio sismico il 31 marzo del 2009 e poi uscì fuori la dichiarazione di Bernardo De Bernardini,
Nordis, vice capo della protezione civile, che disse che il terremoto era un'energia che scaricava, più scosse c'erano e più si evitava la scossa catastrofica, scossa invece che poi fu determinante il 6 aprile del 2009. Lì ci fu quindi una conferma, una conferma dell'impianto accusatorio della Procura con sentenze di condanna in primo grado e con un capovolgimento totale in appello, dove furono assolti tutti, certo, i componenti della Commissione Grandi Rischi. Anzi, si venne a dire addirittura che la Commissione Grandi Rischi, visto che c'era un errore di forma nella convocazione, non c'era mai stata, e quindi fu condannato il vice capo della Protezione Civile. Per arrivare quest'anno ad una sentenza che non è mia, ma che io ho fatto mia come proprio cittadina, ma anche come avvocato, dove la colpa è stata ritenuta in un crollo a via Campo di Fossa all'Aquila, è stata addirittura dei morti, perché dormivano invece chissà che dovevano fare alle 3:32 di notte. Quindi diciamo che sono un po' abituata, però oggi mi sono ritrovata, e questo purtroppo lo devo dire, non voglio commentare nulla, anche se io non accetto le sentenze come dogma. Siamo persone libere, siamo cittadini, siamo avvocati, siamo liberi di esprimere i nostri giudizi. Le sentenze si rispettano, però, come la vostra trasmissione, i fatti e le opinioni vengono espresse. E quindi dicevo, ho rivissuto, sono stata veramente male, oltre che poi colpita purtroppo durante questa situazione, ho rivissuto quella situazione che ho vissuto nella Corte d'Appello dell'Aquila e che purtroppo non le stesse urla, le stesse lacrime. Le stesse urla, le stesse lacrime, lo stesso dolore di tante mamme e anche di Antonietta Centofanti, che non c'è più. Grazie a Vania Della Vigna, appunto questo filo rosso che... Saluto, un abbraccio a Paris, a Giustino. A Giustino, che lui è stato la prima vittima, e che comunque, pur nel grande dolore di aver perso questi due figli e il padre sotto al crollo della casa donna, ha continuato a fare il suo lavoro, a testimoniare quello che stava accadendo all'Aquila, e mai si sopprime di fronte ad un giudizio che riguarda questi eventi disastrosi. Grazie Vania Della Vigna, grazie soprattutto ad Alessandro Di Michelangelo per essere qui in trasmissione con noi. Penso che sia stata, insomma, anche una trasmissione utile per comunicare quello che sentiva Alessandro di dire in questo momento. Avvocato. No, volevo soltanto dire una cosa come cittadino e non come avvocato, perché non è stata sottolineata questa cosa. Forse quella che è mancata è stata un'attività di prevenzione. I rischi valanghivi possono essere valutati, nel nord lo si fa tranquillamente, nella regione Abruzzo questa cosa non è avvenuta, parlo di regione Abruzzo, come globalmente considerata. Non sto valutando eventuali responsabilità penali a carico dei politici o degli amministratori, certo, e dei funzionari, però è mancata questa attività di prevenzione, perché non è mai stata redatta la CLPV, cioè la carta localizzazione pericolo valanghe, in 25 anni, perché la legge che obbligava la regione Abruzzo a redigere questa carta valanghe era del 1992, e questo onere che la regione Abruzzo aveva è rimasto nel cassetto per 25 anni. E credo che in una regione come l'Abruzzo, che ha le due vette più alte della catena appenninica, sia una cosa estremamente grave. E questa, avvocato, è una di quelle cose che io dicevo, vengono fuori dal processo a prescindere dalle condanne. Tant'è vero che in Italia, come Simona, succede quando ci scappa il morto, qui ci sono scappati 29 morti, adesso si sta lavorando per fare la carta valanghe. Questa è una considerazione amara con la quale salutiamo e ci congediamo da voi. Grazie soprattutto ai colleghi Luca e Simona per il lavoro che fanno e che continueranno a fare, perché non molleranno la presa su questa vicenda, di cui oggi si è vissuto un capitolo importante, ma sicuramente non l'ultimo. Grazie a tutti voi e buonanotte. Buonasera. Grazie. Buonasera.